L'uovo vegano. Chissà, insieme alla pancettina. Che fame! Assaggiamo. Ah, prima un po' di pepe. Come si fa a mangiare la carbonara senza pepe? Cioè, da pazzi. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi assaggeremo un nuovo prodotto perché la mia amica Anna di Coccole di Gusto mi ha inviato a casa l'uovo vegano. Sono troppo curioso di assaggiarlo e proprio oggi in questo video faremo un paio di ricettine proprio con questo prodottino. Mi ha inviato anche a casa la pancetta vegana, quindi come potete immaginare oggi faremo anche una carbonara. Coccole di Gusto, oltre ad essere un negozio fisico a Milano, ha anche uno shop e spedisce in tutta Italia un sacco di prodotti anche surgelati, quindi approfittatene perché ha una marea di cose interessanti. Vi lascio il link qui sotto, ma basta con le chiacchiere, andiamo a cucinare. Andiamo subito al taglio della pancettina. Ho già preparato la padella con l'olio per la pancetta e la pentola per la pasta. Oggi utilizzeremo degli spaghetti di legumi, anche perché volevo fare un qualcosa di proteico e soprattutto non ho altra pasta. L'aspetto della pancetta non è male. Proviamo a fare dei cubetti. Dovevano essere dei cubetti, in realtà non sono venuti proprio perfetti, ecco. Faccio abbastanza pena ad aprire i pacchetti e a tagliare le cose. Tra l'altro il tagliere che sto utilizzando è quello di Coro, che mi manda a casa un sacco di prodotti super interessanti. Vi lascio qui sotto anche il link allo shop di Coro, anche perché avete un codice sconto interessante, vegano imbruttito, vi basterà inserirlo in fase di acquisto. Alla fine l'ho messa tutta, mi è rimasto solo questo pezzettino. Ma se l'assaggio da cruda, muoio? Adesso amici è il momento di preparare l'impasto con quest'uovo. Mi ha consigliato Anna di Coccole di Gusto di allungarlo leggermente con dell'acqua perché si amalgama quasi subito. Andiamo ad aprirlo immediatamente, eccolo qui. L'aspetto è interessante, sembra davvero uovo. Non male. Versiamo nella ciotola metà del contenuto. Vediamo cosa esce, raga. Sapete che faccio abbastanza pena in cucina. Andiamo a dargli una bella giratina. Praticamente il nostro composto è già pronto. Pazzesco. E nel mentre che la pancetta saltella, caliamo subito questi 200 grammi di pasta di legumi. Comunque, raga, l'aspetto dell'ovetto non è male, eh. Chissà insieme alla pancettina. Che fame! Amici, ma guardate che aspetto che ha preso la pancetta! Spettacolare! L'assaggio della pasta è importante. Completamente cruda. Aggiungiamo la pasta e adesso è arrivato il momento di aggiungere l'uovo vegano. Riaccendiamo un po' il fuoco e proviamo a far saltare questo ovetto. Ma adesso impiattiamo. Una bella carbonara vegana, amici. Un po' di pancettina sopra. E voilà. Il piatto è pronto. Ed eccoci qui con questa super mega carbonara vegana. Sei curiosa di assaggiare questo ovetto vegano? Un po' varato sulla pancetta perché l'ho già assaggiata, però sono super curiosa dell'uovo perché non so cosa aspettarmi. L'aspetto non è affatto male, ragazzi, eh? Non è affatto male. Assaggiamo. Ah, prima un po' di pepe. Come si fa a mangiare la carbonara senza pepe? Cioè, da pazzi. La pasta di legumi non c'entra assolutamente nulla. No. E tu che dici? La consistenza, secondo me, è perfetta. È molto delicato, nel senso che non sa di uovo. Tipo, per me è perfetto perché odio il sapore dell'uovo. Però secondo me con un po' di sale e carana mac diventa uguale. Spettacolo. Beh, amici, tutte le altre ricette con l'ovetto vegano le trovate sul canale Telegram. Quindi vi aspetto, vi lascio il link qui sotto in descrizione o nei commenti se siete su Facebook. Bene amici, sono troppo contento di aver fatto questo video. Ringrazio nuovamente Anna di Coccole di Gusto per avermi inviato a casa questo prodottino super interessante che consiglio un po' a tutti di assaggiare, non soltanto ai vegani, perché come sapete, come ripeto sempre,
tutti questi video di questi prodotti che ricordano i prodotti appunto tradizionali della cucina onnivora sono fatti proprio per spiegare agli onnivori che esistono tantissime alternative valide che magari fanno meno male o magari da usare come alternativa durante la settimana, anche perché questo uovo non ha colesterolo. Poi fate voi. Trovate il link allo shop qui sotto. Amici, io non so più che altro dirvi. Noi, come al solito, ve lo ripeto in tutti i video, ci vediamo, bravissimi, in un prossimo video. Ciao amici, ciao.